Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Appenni. Oggi è la 19ª giornata della vita consacrata, ricordata dalla nostra emittente anche attraverso la pagina Facebook Radio Speranza, indetta da Giovanni Paolo II e celebrata per la prima volta il 2 febbraio del 1997, con preciso intento di aiutare l'intera Chiesa a valorizzare sempre più la testimonianza delle persone che hanno scelto di seguire Cristo da vicino. La giornata mondiale si riveste di particolare significato all'interno dell'anno speciale dedicato alla vita consacrata, iniziato il 30 novembre 2014 e che finirà il 2 febbraio 2016, voluto da Papa Francesco. Svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra testimonianza profetica e controcorrente. Mostrate a tutti, sono le parole del Papa, che seguire Cristo e mettere in pratica il suo Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di questa gioia chi vi avvicina. E questo è il contenuto di una recente esortazione del Pontefice ai consacrati e alle consacrate. Ma noi, che tra poco ascolteremo le parole di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, andiamo a vedere dal messaggio della prima giornata, per la prima giornata della vita consacrata di San Giovanni Paolo II, che fu diffuso il 6 gennaio del 97, qual è lo scopo di questa giornata. È triplice, scrive il Santo Pontefice. In primo luogo, essa risponde all'intimo bisogno di lodare più solennemente il Signore e ringraziarlo per il grande dono della vita consacrata, che arricchisce e allieta la comunità cristiana con la molteplicità dei suoi carismi e con i frutti di edificazione di tante esistenze totalmente donate alla causa del Regno. E poi c'è dunque uno sguardo alla predilezione con uno speciale amore ed in vista di una speciale missione. Questo sguardo dunque che tocca profondamente, scrive San Giovanni Paolo II, il cuore del cristiano che è spinto dallo Spirito Santo a porsi sulle orme di Cristo. Ecco una domanda dunque che ci spinge, scrive ancora San Giovanni Paolo II, a rendere incessantemente grazie al Signore, il quale con questo singolare dono dello Spirito Santo continua ad animare e sostenere la Chiesa nel suo impegnativo cammino nel mondo. E poi, in secondo luogo, questa giornata ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la stima per la vita consacrata da parte dell'intero popolo di Dio. Lo ha sottolineato anche il Concilio, ricorda San Giovanni Paolo II, ed è ricordando anche che lui stesso ha avuto modo di ribadire nella citata esortazione apostolica: la vita consacrata più fedelmente imita e continuamente rappresenta nella Chiesa la forma di vita che Gesù, supremo consacrato e missionario del Padre per il suo regno, ha abbracciato e ha proposto ai discepoli che lo seguivano. Dunque, c'è anche questa dimensione, ma anche il fatto che nel contemplare il dono della vita consacrata, la Chiesa contempla la sua intima vocazione di appartenere solo al suo Signore, desiderosa di essere ai suoi occhi, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa ed immacolata, come recita la lettera agli Efesini. Ben si comprende dunque l'opportunità di un'apposita giornata che faccia sì che la dottrina sulla vita consacrata sia più largamente e più profondamente meditata ed assimilata da tutti i membri del popolo di Dio, scrive Giovanni Paolo II, secondo cui appunto il terzo motivo riguarda direttamente le persone consacrate, invitate, scrive, a celebrare congiuntamente e solennemente le meraviglie che il Signore ha operato in loro, per scoprire con più lucido sguardo di fede i raggi della divina bellezza diffusi dallo Spirito nel loro genere di vita e per prendere più viva consapevolezza della loro insostituibile missione nella Chiesa e nel mondo. Ma andiamo ad ascoltare che cosa nell'intervista che abbiamo realizzato con lui ci ha detto Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, su questa 19ª giornata della vita consacrata. Ascoltiamo.
Eccellenza, la nostra arcidiocesi ha celebrato ieri appunto la giornata per la vita consacrata, con quali sentimenti? Sentimenti innanzitutto di riconoscenza per la vita e le opere di questi fratelli e di queste sorelle che si sono consacrati al Signore con i voti di povertà, obbedienza e castità per testimoniare l'avvento del Regno di Dio. È un dono prezioso quello che loro fanno all'interno della diocesi, come vivono e soprattutto il servizio che svolgono in tante situazioni che altrimenti rimarrebbero scoperte. Ecco, lei ha rivolto anche un pensiero riguardante l'età del clero, possiamo dire così? Sì, l'età delle suore, l'età dei fratelli presbiteri religiosi sicuramente non è un'età bassa, è un'età molto alta, medio-alta, che ci fa purtroppo pensare a chi sostituirà questo bel gruppo di persone che ancora reggono, ma la realtà di fronte a noi è una realtà dove non ci sono vocazioni, dove è difficile far sì che le persone rispondano al Signore e alla sua chiamata, e quindi molte di quelle opere che loro attualmente gestiscono saranno irrimediabilmente chiuse. Ecco, cosa proporre, insomma, cosa dire magari ai giovani che forse incominciano a sentire questa vocazione? Ma sicuramente una risposta di apertura di cuore. Apertura di cuore per poter rispondere in maniera convinta e in maniera, direi, senza riserve a quanto il Signore chiede, perché sono sicuro che il Signore chiede ancora oggi a tanti di poter rispondere, di poter intraprendere la vita religiosa, una risposta alla vocazione che il Signore fa. Grazie Eccellenza. Grazie a voi. È tutto con le parole di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. Noi ci salutiamo da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie, risentirci.